piace. Most of you don't know that molti di voi non sanno che c'erano diversi programmi one-on-one nel Situation Room della NASA quando hanno mandato il primo uomo sulla Luna. Tutta questa storia si può leggere nella grande mostra e Massimo Banzio l'abbiamo realizzata, Make in Italy, 50 anni di progressi tecnologici in Italia dal programma One on One ad Arduino, dal pari invenzioni viste stamattina alle 6 si apre la mostra, siete tutti invitati all'apertura di questa mostra. Abbiamo realizzato questa mostra non per celebrare il passato ma per ispirare il futuro, quindi vogliamo chiedere ai giovani ragazzi di questo paese di inventare un altro programma One on One. L'ultimo oratore è una delle persone alla guida di Microsoft. Chi si può chiedere che cosa si cosa ha a che fare Microsoft con i maker? C'è una risposta e lui ce l'ha. Taranish Kumar. So it's so exciting to be here. È così entusiasmante essere qui, Maker Faire, l'edizione europea di Roma. È veramente un'ispirazione cominciare con il latino per la presentazione. Ho cercato, volevo utilizzare in vino veritas perché mi piace molto questa espressione. Non sono riuscito a trovare nessun modo per collegare la tecnologia. Sono andata a cercare Carpe Diem, neanche lì funzionava un'altra espressione di fonte di ispirazione, ma non trovo collegato. Ho cominciato però dire mea culpa, che è positivo, può essere quando abbiamo visto l'introduzione. Credo molti di voi si chiedono qual è l'intenzione di Microsoft rispetto ai maker, come si collega la cosa, e questo si collega al mea culpa di cui voglio parlare. Per dire, in passato la Microsoft è stata colpevole di dire vediamo questa grande comunità, cerchiamo magari di trasformare parte di questa in una versione tipo Microsoft della nostra comunità. Sappiamo che non funziona, abbiamo imparato da quelle esperienze. Siamo un'azienda che si evolve sempre rapidamente. Avete visto il nostro approccio nel cambio dell'approccio nell'affrontare la comunità dei maker? Quello che cerchiamo di fare è coinvolgere la comunità in una discussione. Come possiamo darvi valore? Voglio parlare di alcune cose a cui abbiamo riflettuto e pensato in quello spazio, all'interno di quello spazio. Potete vedere che oggi questo nuovo comportamento in vari settori delle organizzazioni informatiche, dove noi ci abbiamo per esempio alcuni Windows su programmi, dispositivi che però sono open source, cerchiamo di costruire e di collegare il potere di Windows con il potere di Arduino. Ci sono molti altri modi. Uno di quelli che preferisco, non so se voi siete stati al GitHub Azure, grandissima tecnologia, noi stiamo investendo nella tecnologia con la comunità, nelle tecnologie che sono popolari, per esempio framework per utilizzare tecnologia Python, una serie di cose diverse che sono popolari nelle varie comunità. Parliamo di alcune delle idee che abbiamo per poter portare valore. La prima parte riguarda Windows. Probabilmente ci si chiederà in molti che cosa c'entra Windows con lo spazio dei maker. Io credo ci siano un paio di modi per affrontare questa questione, questa domanda. Innanzitutto, pensate a Windows come l'esperienza del PC. Andate alla Maker Faire, vedete grandi progetti con Arduino, grandi progetti con stampante 3D. È probabile che queste progetti sono stati sviluppati utilizzando un PC su cui gira Windows, quindi c'è una grande esperienza dove le persone sviluppano, utilizzano il loro PC e lo mettono su questi altri dispositivi, e ci sono grandi opportunità per migliorare con Windows 10 e il lavoro che faremo andando avanti. Ma Windows è molto di più che non una sfera esperienza di sviluppo, un ambiente di sviluppo, ed è questo ciò di cui voglio parlare. Windows attraverso i programmi che hanno Windows inserito
capito? È fantastico, non sapete quanti dispositivi vengono alimentati a Windows, per esempio le bancomat, i sistemi per la risonanza magnetica, tutta una serie di sistemi sono alimentati da, per esempio, produttori di Coca-Cola che utilizzano Windows, tutta una serie di prodotti che vengono realizzati attraverso Windows. Una volta ho visto una macchina Mungimucca su cui girava Windows. Non si riesce veramente a sapere quanto abbia. Vogliamo portare questa stessa tecnologia che coloro creano i dispositivi nello spazio dei maker. Abbiamo cominciato a sviluppare delle versioni, abbiamo una versione di Windows disponibile per i maker che gira sulla scheda Intel Galileo. Ne parlerò un po' alla fine, abbiamo un nuovo annuncio per quello che riguarda questo programma. Quindi Windows c'è molto valore e ci sono tutta una serie di altre tecnologie dal lato del cliente che mettiamo a disposizione, troppe per poterle elencare in questa presentazione. Abbiamo cosa, la .NET Micro Framework, che è un framework open source per controllare, per lavorare sui microcontrollori. Windows CE, che fa tutta una serie, che alimenta una serie di dispositivi, tutta una serie di tecnologie che possono essere utilizzate per costruire vari dispositivi. Questo serve bene il cliente, ma guardiamo al futuro degli dispositivi, vediamo se c'è un futuro collegato, pensiamo al cloud, ha bisogno di una backbone interconnessa, e qui abbiamo Azure, una grande fantastica infrastruttura, la scala su domanda, il sistema che vi serve su Azure. Abbiamo costruito qualcosa che chiamo l'Intelligent System Service, un servizio attualmente che passa dal privato al pubblico, è progettato per coloro che costruiscono diapositivi e rende molto più facile collegare i dispositivi alla cloud, avere valore dai dati che vengono raccolti dai vari dispositivi. Quando pensiamo a quella tecnologia, pensiamo alle grandi applicazioni nello spazio maker e vogliamo veramente coinvolgere la comunità in questa discussione per cercare di migliorare e elaborare con questa tecnologia. Riteniamo che il release per la tecnologia IS abbiamo aggiunto grandi idee dei maker alla nostra roadmap, ed è una gran parte di quello che noi cerchiamo di fare in eventi di questi. Vogliamo imparare da voi, vogliamo capire quali sono le tecnologie che vi possono servire. Microsoft ha tonnellate di varie tecnologie. Voi avete sicuramente un rapporto di odio-amore con numerose di queste. Mi auguro più amore che odio. Le idee che le persone tirano fuori, che poi noi vogliamo far diffondere fra le persone. Stiamo lanciando un nuovo programma e ne parlerò fra un attimo, e vi voglio un attimo far ripercorrere il passato di quando ho fatto questo programma. Abbiamo lanciato ad aprile nel sito web e per annunciare che stavamo facendo qualcosa con la scheda Intel Galileo. A luglio abbiamo lanciato il primo release di Windows. I maker possono averlo gratuitamente. Se avete un Galileo board potete scaricarlo gratuitamente. Oggi siamo entusiasti di annunciare che abbiamo ampliato quel programma. Adesso abbiamo il supporto per Intel, il nuovo Galileo Gen 2. Se avete un Galileo Gen 1 o Gen 2 potete avere una versione di Windows. We'd love to engage the community with. Ci piace coinvolgere la comunità, perché abbiamo parlato, vogliamo che sappiate quali sono i vostri bisogni, vogliamo parlare di come possiamo coinvolgere i maker possono partecipare con noi in vari forum, su Twitter, su tutta un'altra serie di fori, e abbiamo praticamente reso completamente pubblico, open source. Vogliamo che le persone diano il loro contributo, c'è un'opportunità. E l'ultima cosa che vi voglio dire è: se ottenete il software, date il vostro contributo a GitHub, costruite grandi progetti e possibilmente condividete quello che avete costruito. Condividetelo proprio, non c'è nulla che possa ispirarci di più nel vedere quello che voi siete riusciti a creare con la nostra tecnologia. Grazie.